Radio Gamma 5 presenta I fiumi di Jane, un programma di Paolo Russo. Se esiste, amici radioascoltatori, un luogo in questo mondo in cui il pensiero diventa, come dire, caratterizzato da un codice comune, un codice umano, un codice che non può essere frainteso. Eppure succede spessissimo il contrario, succede che vengono cuciti scenari a molte persone. Le persone interpretano il copione, interpretano la parte, abbracciano lo scenario caratterizzato da un sacco di significati, e quei significati sono proprio lo scenario, e uno dentro quello scenario interpreta quel personaggio, il personaggio spesso o più accettato, il personaggio quello che fa figo, no? Il personaggio che piace, il personaggio che piace agli spettatori che hanno costruito lo scenario. E questo, amici radioascoltatori, è veramente la regola di questa società, di tutte le società. Un uomo, un essere veramente caratterizzato da una diciamo da questo difetto fare riferimento sempre a questo consenso, a questo compiacimento spesso dovuto per essere uomo, per essere cittadino, per essere in qualche modo, per interpretare il suo posto in questa società. Eppure c'era un poeta che mi ha cambiato completamente la prospettiva sul mondo. Quanto bello era leggere Charles Baudelaire, lui che aveva in qualche modo inventato il simbolismo, e poi, come dire, tutti quelli che avevano continuato lungo il suo tracciato, da Mallarmé a Rimbaud, una poesia veramente mirata a capire come poi nella natura forse c'è la soluzione a questo problema, a questo inganno di farci individui a partire dagli scenari sociali, dai contesti, trascurando completamente quel mondo interno autentico e quei significati profondi, spesso indicibili, che trovano le loro ragioni nelle emozioni, nel fatto di sentirci vivi, nel fatto di sentirci protagonisti della vita che stiamo conducendo e portando avanti. La natura è un tempio dove viventi colonne lasciano a volte uscire confuse parole. L'uomo vi passa attraverso foreste di simboli che lo osservano con sguardi familiari, come lunghi echi che in lontananza si confondono
in una tenebrosa e profonda unità, vasta come la notte, come la luce, i profumi, i colori e i suoni si rispondono. Vi sono profumi freschi, come carni di bimbi, dolci, come gli oboi, verdi, come i prati, e altri, corrotti, ricchi e trionfanti, avendo l'espansione delle cose infinite, come l'ambra, il muschio, il benzoino e l'incenso, che cantano i viaggi dello spirito e dei sensi. Voglio solo una grande festa, un'estate tridimensionale. Ma cosa te lo dico a fare? Non vieni più su, vieni qua su. Il mondo aspetta una grande festa, una bomba nucleare. E noi che ce ne andiamo al mare, ce ne andiamo al mare, ce ne andiamo al mare. Solo una grande festa. Ma cosa te lo dico a fare? Così, amici radioascoltatori, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi 5 settembre 2024, un'altra trasmissione qui di Fiumi Jane sulle frequenze di Radio Gamma 5. Buongiorno a tutti quelli che guidano la macchina sotto la pioggia. Adesso la pioggia è finita, però le strade sembrano fiumi e quindi sostanzialmente voglio dire, è proprio una sensazione fortissima quella di guidare in queste ore a Padova. Buongiorno a tutti quelli che sono a casa, che ascoltano la radio, a quelli che seguono la trasmissione in streaming e a quelli che mi stanno mandando anche messaggi qui sul telefonino. Ancora non è arrivato nessun messaggio in redazione. Io vi aspetto numerosi con i vostri interventi, amici radioascoltatori, sia tramite WhatsApp al numero 334 7102 672, o SMS sempre allo stesso numero, che ripeto è 334 7102 672. E come non detto, c'è già una telefonata, sentiamola. Pronto?
Pronto? Caduta la linea. Allora riaspettiamo, diciamo, se il nostro ascoltatore ci vuole richiamare, vediamo se riusciamo di nuovo a portare la telefonata qui in diretta. E quindi, amici radioascoltatori, veramente un pomeriggio incredibile, eravamo troppo abituati a questo caldo così intenso, e all'improvviso in qualche modo pioggia, tantissima pioggia, tutti sotto la pioggia, e a sentire questa pioggia incredibile, che veramente, se ci pensate, come dire, rispecchia un po' quelle sensazioni, quelle profondità dell'animo umano, no? Che le va a toccare proprio quegli angoli profondi, nascosti, per certi versi lì, oscuri, che a un certo punto cominciano a prendere vita, quando ci si sintonizza appunto con questa natura che ha tutte queste voci incredibili, che veramente ci fanno eco, ci possono fare eco, ci fanno capire la nostra profondità, quanto veramente poi le cose che sono fuori sono solo un indizio, come dire, una sorta di riflesso di una piccola parte di noi stessi in tutta la natura dell'essere vivi, perché poi dopo ovviamente sapete che per quanti costrutti si utilizzino, anima, spirito, diciamo genetica, DNA, eccetera eccetera, c'è sempre il tentativo di spiegare il fenomeno dell'esistenza in maniera sempre incompleta, bizzarra, a volte fantastica. Eppure noi siamo abituati a dialogare di costrutti, noi viviamo di costrutti, noi ci confrontiamo con i costrutti, ognuno ha la sua teoria della mente, della società, del mondo, che poi cambia, perché poi dopo ognuno ha anche la sua teoria costruita ad hoc, proprio per evitare di essere una persona imperfetta in quello schema, no? Per cui in qualche modo ognuno si costruisce il suo mondo, ci confrontiamo su questo mondo perfetto, ognuno si costruisce dei significati, e poi dopo parlare è impossibile, perché ognuno difende la sua teoria fantastica sulle cose del mondo, no? E la stessa cosa la fa la scienza che deve spiegare i fenomeni, per certi versi costruisce, crea modelli, li chiama in tutti i modi, che ne so, il funzionamento del corpo, si inventano mignoli, si inventa parole come infezione, come batteri, come virus, eccetera eccetera, proprio per spiegare, per dare un senso a tutte queste variabili che si correlano tra loro, e poi dopo ovviamente insegnano che quella è, diciamo, così come stanno i fatti, poi in realtà sono tutti costrutti proprio tentativi, ovviamente, per spiegare, per dare un senso, per dare un nome alle logiche del funzionamento del corpo, ma anche con la mente è la stessa cosa, e poi dopo anche, con tutto ciò che riguarda veramente lo stare al mondo e interpretare i fenomeni, perché i fenomeni, se non gli diamo un senso, una logica, una relazione tra loro, ci mettono in angoscia, e l'angoscia in questa società è difficilissima da tollerare, perché chi è angosciato deve contattare tante cose che spesso non possono essere, per certi versi, come dire, tollerate. Immaginate per esempio come si può tollerare, per esempio, l'angoscia di certe situazioni. Significherebbe mettere in discussione un contesto, oppure l'alternativa che vi propongo è quella di abituarsi alla crisi, a qualcosa che apre al cambiamento, e quindi, mettere se stessi al centro e potersi riconoscere il diritto di dare un valore a questa angoscia, quasi fosse una risposta autentica della nostra posizione nel mondo, no? Per cui sostanzialmente le cose che ci succedono poi ci aiutano a trovare una giusta collocazione, giusta intesa come autentica, perché in che altro modo possiamo usare questa parola così forte, no? Così morale, se non in termini di autenticità.
in termini di ci sono io e nessun altro, oppure ci sono io e non qualcun altro, oppure i tuoi scenari non mi influenzano perché io mi sento di esserci e sono a contatto con i messaggi del mio corpo, della mia mente, del mio spirito, chiamate o qualsiasi costrutto, perché li sento, perché per certi versi hanno dignità per me, perché anticipano la mia parola, perché mi dicono da qualche parte che quello è il mio posto. E questo sostanzialmente è un esercizio veramente difficile, difficile, soprattutto per benismo, no? Questo stare attenti e quindi questo in qualche modo sovrapporre la propria storia alla storia degli altri. Persino quando si è in qualche modo in una posizione di educatore, si sovrappone la propria storia, le proprie paure, i propri evitamenti all'altro, quasi che il proprio schema fosse lo schema dell'altro, che ancora lo schema suo non l'ha colto, non l'ha contattato. E allora viviamo in una società in cui, anziché coltivare uno spirito di consapevolezza, diciamo, ci attacchiamo alle teorie migliori, ai costrutti, diciamo, più in voga, quelli più fighi, che ci danno un'identità. E questo, amici miei, è estremamente sbagliato, secondo la mia visione personale, perché in base a questo schema di cui vi sto parlando, diciamo, l'abbracciare un costrutto senza coinvolgere la parte più autentica di sé significa alienarsi proprio da se stessi. È come costruire distanza tra sé e la propria essenza, e quindi questo sé che diventa, diventa, come dire, uno dei tanti, perché poi ci sono le mode, perché poi ci sono i costrutti più validi, uno dei tanti. E anche la società lavora in questo modo, in questa direzione, perché ti dà dignità solo se sei un gruppo. Se tu sei un individuo, un conto granché, no? Eppure questo essere individui, c'è spazio per un solo individuo nella realtà che sperimenta la consapevolezza della propria essenza, qualsiasi cosa sia, qualsiasi costrutto vogliamo utilizzare per descrivere il potenziale di un'esistenza. E quando questo potenziale si manifesta fa tanto rumore, perché se uno tiene poi questa possibilità di ascoltare l'eco che l'altro o in qualche modo ci scatena, può sentire anche quando di fronte c'è una persona che ha contatto con la propria essenza. Non c'è spazio, è così grande, è calda quell'energia, contiene tutto. Le cose della mente, del cervello, le cose in qualche modo che ci ingannano, che ci tengono sospesi in questo senso di essere bravi, buoni, belli, giusti, piacevoli, compiacenti, vengono scavalcate perché diventano sciocchezze, minuzie. E quindi sostanzialmente c'è una profondità che va oltre i nostri narcisismi, che invece al contrario ci impediscono di contattare la nostra essenza. Non essere brave persone per gli altri che ci rende delle persone, diciamo, vere. Bisogna contattare, coltivare, educarsi a uno spirito che sente il mondo. Certo, scegliere quelle istanze fare proprie di questa moltitudine che ci abita dentro, che si esprime, che sente. E io allora, amici ed ascoltatori, su questo punto insisto nel dare dignità alla poesia. La poesia è come dire, indispensabile, perché per certi versi, come dire, nel suo svelarsi e nel suo, in qualche modo, farsi testo, farsi parola, attraverso questa forma così simbolica, può per certi versi scoprire le logiche di un animo, di un'esistenza,
perché è molto, tutto molto complesso. Noi non possiamo credere che i costrutti e la coerenza e la logica siano la verità. Perché la logica si muove dentro un sistema. Appena cambi il sistema, quella logica non vale più a niente, più non serve più a nulla. Però esiste, come dire, un qualcosa che trova dignità nel sentire. Quando noi utilizziamo l'eco come strumento di conoscenza e ci siamo, allora lì in qualche modo abbiamo a che fare con le cose dell'essere umano, dell'essere vivi. Quando ci sentiamo letti, ci sentiamo attraversati, sentiamo che da qualche parte la pancia risponde. Quando ci sentiamo che stanno parlando di noi, con noi, per noi, o stiamo parlando noi ascoltando. C'è questa esistenza che si muove, che è una forza, e quell'esistenza si può usarla anche per leggere la complessità dell'altro. E allora, proprio per questo, vi presento un'idea che sto proponendo. Ovviamente non è mica semplice, eh? Non pensate che è così semplice coinvolgere i poeti, perché poi il poeta, come dire, certe volte si fa anche un po', diciamo, fregare, perché poi diventa sostanzialmente, soprattutto il poeta che poi lo fa anche di lavoro, diventa, come dire, una sorta del rischio poter uscire fuori da un tracciato, no? E questo è un peccato. E allora i poeti che ho incontrato, con cui ho scritto questa settimana, ho proposto un seminario, un confronto tra più posizioni. Ognuno viene da una propria esperienza, da una propria idea di che cos'è, diciamo, la poesia. E perché utilizzi la poesia tu che fai tutt'altro? Perché ne hai bisogno, no? Allora, il confronto è stato molto ricco in questi giorni. Ci diceva, sì, la poesia è sostanzialmente qualcosa che ha a che fare con la sospensione, no? Qualcosa che ha a che fare con l'indicibile. Cioè, quando uno sente i poeti parlare, dice, ma di che parlano, no? Dov'è diciamo, la scoperta, no? L'oggetto della poesia. E no, è proprio l'avvicinarsi a questo qualcosa di misteriosissimo che però ci rende vivi, che è connaturato di forza, di energia, è connaturato di senso, che non deve necessariamente essere tradotto, per certi versi non può essere neanche spiegato, però si utilizzano gli strumenti dell'esistenza. Si sa che c'è quell'energia potentissima, si può stare lì ad assorbirla, a coglierla, a sentire che è vera. È già la verità. Una verità che non si può descrivere e sembra quasi paradossale, eppure si può sentire, si può ritornare a sentire. Si può ritornare a sentire con sé, con quello che siamo davvero, per ritornare autentici, per ritornare persone. Poi una vita in questa prospettiva non basta mai. È veramente una vita che vola, è una vita che veramente, diciamo, diventa un passaggio brevissimo, per poter veramente addentrarsi in questa profondità pazzesca, pazzesca. Eppure siamo anche esseri sociali, questo non lo possiamo negare, siamo anche esseri sociali, non possiamo, diciamo, sottrarci dall'essere persone che hanno un ruolo sociale, perché poi dopo quello che succede è che veramente, come dire, non si rischia anche di non entrare in certi gruppi, di non riuscire a fare, come dire, a farsi contesto. Ma esiste una dimensione però intima, esistono più livelli nell'esistenza. Essere individui non significa non essere persone, e a più livelli contemporaneamente si può stare al mondo, a più livelli contemporaneamente si può fare l'esperienza di essere vivi, di esistere. Mm-hmm.
piedi pioppi che parlano agli argini e che parlano ai matti, voci nella testa, voci contro il tempo che riempiono la vita restando nel silenzio, voci che non sento più, voci che sei solo tu. Manca la tua voce, sai, mamma don't cry, mamma don't cry. Ascoltatori, finalmente si è ripristinato la schermata dei messaggi e ne sono arrivati parecchi, allora li leggiamo subito. Fabio che ci scrive: osservo da anni l'empatia di questa regione con chi vive nelle isole, forse perché siamo stati un'isola di questa malandata nazione. Parlaci se vuoi della tua bellissima isola. Ciao, ciao Fabio, grazie per il messaggio. Adriano ci scrive: Io, i leghisti, non riesco a superare questo mio brutto sentimento dopo 30 anni. Buona trasmissione, grazie di essere lì, Adriano 68. Sì, odio, non Dio, sì, avevo capito Adriano, grazie per il messaggio. Poi Marco da Treviso scrive: ciao Paolo, hai ben descritto il mio dilemma, come coniugare la verticalità dell'esperienza interiore con, l'orizzontalità della vita sociale e quotidiana. Bella questa domanda, Marco. Adesso vediamo, abbiamo ancora un po' di tempo per parlare. E poi Marco, vediamo un attimo, andiamo avanti. E Marco da Marghera che scrive: buonasera carissimo Paolo, bentornato, che argomenti tratterai stasera? È un messaggio questo, vediamo di che ora. Delle 19:10, quindi di 10 minuti fa. In realtà abbiamo fatto una bella premessa all'inizio, Marco.
sui costrutti, appunto, sulla realtà preconfezionata, sulle aspettative che muovono le coscienze e su questo, diciamo, quest'andazzo di alienare la parte più profonda di sé, di tutta la società. E quindi sostanzialmente abbiamo parlato un po' di questi temi, però assolutamente, se vuoi intervenire, sarà un piacere ascoltarti. E poi c'è Davide, poeta pazzo, allora vediamo che messaggi. Ciao Paolettone, la nocca budellotta intenta a grenire scambiò le cerniere del passato a quadri nuova, dopo le fosse staccò la vita un torrone, essendoci a tremate sul manto. Il palese in fu furlada ritorse la morale, sono mosse che la tutina non digerisce in chiari di mille. Davide 625 il poeta pazzo, e poi Daniele Groff su Power on the Paoleron. Davide il poeta pazzo, grazie Davide, vedi, sempre più bravo a leggerti, perché poi dopo questo è uno stile che ti entra, con cui si familiarizza. Assolutamente. E quindi, amici radioascoltatori, adesso siete voi che potete intervenire con le vostre telefonate e possiamo in qualche modo approfondire, appunto, o i temi che ho trattato io nella prima parte di trasmissione, oppure aprirne dei nuovi. Vediamo anche Filippo Dadolo, adesso c'è una telefonata, la prendiamo subito, vediamo chi è. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera professore, buonasera. Allora, lei mi vuol sempre sminuire, mi chiama professore, ma lo sa che chi comincia a insegnare perché ha raggiunto i suoi limiti nell'imparare, questo lo sa lei. Sì, no, ma professore, spero Naf che non sia un'offesa, è un titolo... lei lo sa che sono sì, è una... anzi è una cosa proprio... diciamo complimento, sono sempre autoironico, lo sai, però sì, insomma, guarda, dico che questa la peggior cosa possa capitare a un genio di essere compreso, sai, per cui ti ho detto se tu mi dici professore vuol dire che tu mi capisci, capito? Beh, ma io lo sento anch'io... questo intento, assolutamente non è che è casuale, no, viene proprio spontaneo. Ma tu, Naf, cosa pensi di quello che ci siamo detti? Per esempio, non so se hai ascoltato la trasmissione all'inizio o l'hai aperta. Sì, ma hai fatto solo musica e quella poesia là, non hai fatto tante introduzioni, poi speravo sempre... Qual è la poesia, le corrispondenze, no? Come? Quale dici, la poesia che ho mandato? Sì, però una poesia per comprenderla poi bisognerebbe sentirla 50 volte, cioè leggere... Ma non la conoscevi, le corrispondenze? Perché la possiamo anche risentire se vuoi, se ti fa piacere. Scusa che sono sordo, diventato un poco sordo. No, dico, se hai piacere, ma penso che possa andare bene a tutti, si può anche risentire quella poesia. Non so, ma bisognerebbe registrarla e sentirla più di una volta, capisci il ragionamento. Quindi... adesso mi vedi una poesia di Dera, mi pare che è bella. Sarebbe bello anche l'infinito dei leopardi che non... oltre quella siepe, quella sguardo esclude la... vabbè, comunque ti dico, questa è Dera americano, mi pare. Lei dice, è bellissima, breve, ma ermetica, ma è bellissima. Se niente si può fare perché si rinnovi all'erba la splendor e riviva il fior della sorte funesta, non ci dorem, ma ancor più saldi in petto godrem di quel che resta. Ti dico che questa dovresti sapere. Sì, aspetta, Naf, aspetta che se ce la rileggi, perché non si è capito niente, un attimino, mettiamo magari uno sfondo così ce la rileggi bene, questa qui. No, la leggo, so tutto in memoria quello che dico. Ma mi sembra molto bella, un attimino, che la sentiamo con calma, perché non l'ho sentita in maniera, diciamo così, di fretta, non mi sono fermato sulle parole, sentiamo. Se niente si può fare perché si rinnovi l'erba lo splendor e riviva il fior della sorte funesta, non ci dorem, ma ancor più salvi il corpo, godrem di quel che resta. Questa è Zerra, se mi ricordo bene, americano. Bella. Scusa, perché ti ho detto, mi piace l'essenza e l'ermetismo con i fatti. Bello. Il troppo proseicismo non è che ti... questa dovresti sapere di chi è comunque, anche sì. Se... quante bella giovinezza che ci fugge tuttavia, chi vuole essere lieto sia del domani non ha certezza. Questo per ricordare a certi
protagonismi, insomma, la vanità esistenziale anche a conti fatti. E l'effimerità veloce in questo passaggio che abbiamo della vita, capito? E ti dico anche questa qua, ti ricordi di chi era questo ultimo che ti ho detto? Beh sì, assolutamente. Cecco Zolieri, c'è chi dice che l'ha detto Cecco Zolieri, c'è chi dice Lorenzo Magnifico, ma per me è che ha detto Cecco Zolieri, perché che sei anche quell'altro che... No, a me se... sì. Com'è? Mi sa, sì, è bellissima quella lì. Quella del secondo ieri, dice anche questo secondo ieri, vedi tu. Io sapevo che era di Lorenzo il Magnifico, però insomma poi dopo ho... No. C'è chi dice che l'ha detto Lorenzo Magnifico del 1400, sì, là, il romano, sì, del 1464, sì, cerca di... Magnifico, adesso non mi ricordo neanche l'età. Sì, sì. Vabbè, comunque... secondo ieri dice anche questo, no? Fossi fuoco arderei il mondo, fossi vento tempesterei, fossi acqua li manderei in profondo, fossi papa Giocondo sarei, a tutti i cristiani imbragherei, fossi imperatore il bello farei, a tutti lo capotondo taglierei, fossi morte andrei con mio padre, fossi vita non starei con lui, similmente faria con mia madre. Fossi cieco come io sono e fui, prenderei le donne giovani e le zadre, le zoppe vecchie, lascerei altrui. Questa bellissima, sempre... questa di Angiolieri, bellissima. Sempre c'è con Angiolieri. Sì, sì, però sì, te sì. Lo dico anche questa, vediamo se tu riesci a capire di chi è. Spazio temporale, pragmatica, ammirabile compagna della vita, implacabile, segusa. Paziente strisciante sei, tutto sai, al tuo ergo coercibile convertirai, enigma, lusinga, libertà riavrai. Questo è il tuo stile, vero Naf? È bellissimo, sì, perché l'avevo già ascoltata una tua poesia, non so se è proprio questa. Com'è? L'avevo già ascoltata una tua poesia, non so se è proprio questa, però mi pare di riconoscere lo stile. Sì, sì, molto bella visto. Anche questa, sì, la assolutamente. Domanda che mi fosse in ultima, la libertà cos'è che avrà? La morte, la vita, l'esistenza o questa effimerità di spazio temporale che abbiamo? Sì. Che, comprendi quello che voglio dire? Sì, assolutamente. Guarda, Naf, c'è un messaggio per te da Alex, che dice, voglio conoscere Naf, filosofo, mi dai l'indirizzo Naf, Alex? Come mi dai l'indirizzo? Alex, tu puoi chiamare qui online e parlare con Naf se vuoi, puoi parlare assolutamente in diretta, riusciamo a mandare anche due telefonate insieme. Appunto, che si faccia sentire, che a me piace anche lasciare spazio anche agli altri, ti ho detto, sentire poi cosa vuoi. Guarda che, vedi, Ernest Hemingway, senti che bella che c'è questa, che c'è un aforisma, no? Non c'è nulla di nobile nell'essere o nel sentirsi superiore a qualcun altro. La vera nobiltà è nell'essere e sentirsi superiori a chi eravamo ieri. Ernest Hemingway, 1899-1961, c'è qua recente Hemingway, questa è la data di nascita. Cioè, anche a me piace, la ricerca mi piace anche a me. Daniele ti scrive Naf, un grande e un signore con la S maiuscola. Il signore è morto in croce, un altro come vuoi. No, morte, beh, no? Signore. Che le ora. No, ma ricordati che tutti abbiamo i nostri limiti, tutti siamo il signore, ti ripeto. Inutile che cerchiamo... Vedi, magari mi rendo protagonista anche senza volerlo d'essere, e te giuro che anche quando che ho fatto, mi dava fastidio quando vincevo una giudone, la ginnastica artistica, mi dava fastidio andare a ciappare il premio. Mi pareva essere un esemplare da baracconi, insomma, in poche parole, capisci? Cioè, poi tutti che avevamo anche quella brama di andare a ricercare, di emergere e farsi vedere. Sì, per forza, però dopo bravo. Dicevo, ma che serve? Cioè, cosa, no, non so bene qua come che so, cosa serve che mi va... Ovviamente, guarda che ho fatto anche un film, sarà per quello che ti ho detto, che bisogna un film che Doria, quello che ha fatto il paradiso, l'unica volta che avevo visto gente nuda, Doria che era venuto a vedere là le riprese, no, che conosceva il regista, mi ha detto guarda che tu puoi chiedere alla posa. Carissimo Naf, Alex ti scrive, io vorrei conoscerlo dal vivo, perché dal vivo a tu per tu c'è un'altra percezione, sensibilità e comunione di anime.
E poi Daniele scrive: io ho conosciuto Naffa a pranzo da Gambaro 2 anni fa, un grande ammirazione per lui. Ma guarda che siamo, vedito, non dobbiamo mai né sentirsi né superiori né inferiori agli altri. Questo forse sia vera parola comunismo, capisci? Ma quando tu vuoi parlarmi di appiattire tutte le menti, così come se fossero dei robot, cremo un deserto, ma cremo quell'amore, invece lo deserto la chiamarono pace e amore, capisci? Cioè, forse la diversità anche. Poi, non credo che lo mi limiti, molte volte me lo chiedo, ma Dio, guarda, come fai qui a ragionare così? Perché c'è tanti che sono dissenati nelle esternazioni proprio e proprio faziosi, certe persone, ma dico io, dove starà il raziocinio cerebrale che hanno queste persone? Quale protagonismo cercano? Poi, quando uno ganga a meta, quella che è più pericoloso è tutti, perché? Perché più vecchi si diventa, più sclerati si diventa e più, se si avesse un minimo di potere, forse schiaccerebbe il mondo, capito? Mm. E se guardi anche Xi Jinping, Putin, in caserma età, se Putin che davvero più a 70 anni, già Xi Jinping anche, non parliamo di Biden là, che ne ha 85, capito? E pare che, ma forse i ganga, forse a questa età, si raggiunge anche quello che può essere quella catarsi, quella pace di purificazione che si può anche trovare, sperando che così sia, perché ti ripeto che tutti abbiamo la mente, non sappiamo mai come poi a un certo punto possa capovolgersi, diciamo, la mente di ognuno di noi. E con te, te l'ho detto e lo ripeto, questo forse è il bello esistenziale, che era condizionare dal problema che espelle i vuoti esistenziali, questa ricerca appunto di risolvere qualsiasi problema, che quello di mangiare diventa un problema, perché se no te mangi, te crepi, tanto nelle parole più semplici ti dico, Naff. Qualsiasi problema diventa proprio... Naff, sì, Alex descrive, i simili si cercano per non essere soli, in questa desolazione chiamata vita. Che ne pensi? Scusa, me la ripeti, perché... Aspetta che dice, la radio, perché... Sì. Sono sordo, te ho detto. Dai, ripeti. I simili si cercano per non essere soli in questa desolazione chiamata vita. Sì, d'accordo, sarà anche così, ma guarda che a conti fatti, amico, visto che un animale ne riempie i vuoti più anche di qualsiasi bella femmina che abbia avuto. E che ne ho avuto, che ti ho capito, tanto per l'altro via. Ma gli animali, credimi, ti vuoi toprimi. Guarda, mi è nato ieri i gattini, che ho sempre anche di operare i gatti quando che ciapo, no? Mi è nato, ma una soddisfazione, quando che sentivo il mio agglio dei gattini, che mi ha quasi sublima a quel momento. E ho caressato, e come quando che caressavo, fammi vedere che l'affetto che avevo per i suoi gattini, che era appena nati proprio, sarà... Ieri forse ti parli, ma c'è qualcosa che ti riempie, forse mi riempie di più di tutti gli spazi esistenziali, che ti copio, i miei spazi esistenziali, e c'è qualcosa di divino, bello, e la vita è infinitamente bella, ma se guardiamo, se anche, come ho sempre detto, infinitamente orrenda, conti fatti, se pensiamo che insomma, a vedo come che sono me, e anche a morte, e che vuoi manca se dobbiamo fare dei protagonisti, capito? Ti ripeto che a questo atteggiamento di cercare di mettersi in evidenza, essere protagonisti, ma anche questo atteggiamento di cercare la solitudine, di essere un po' schivi, guarda che ti posso assicurare che sì, senza che tanto chieda o anche se chiedo qualche piccolo favore, Dio è buono come chi si dà a fare a gente a volte, ma che sia anche quello che tu trovi che magari non sei poi così attento o così pieno di altruismo, tanto per dare un'idea. Però ma tu cosa pensi dell'altruismo, Naff? Cosa pensi dell'altruismo, Naff? Che cos'è per te l'altruismo? Perché questo è un concetto... Amico vecchio, con tutte le volte che aiuta qualcuno, te posso assicurare, ho sempre tappato le corde della sua schiena. Oppure chi che viene a piangere qua in cerca di soldi al suo tempo, perché oltre a interessarmi a comprare da casa e tenere via via, ti vedi venire qua a piangere per poi proprio, come che ti devo Machiavelli, no? Sì. Io guardo dagli amici che dai nemici mi guardo io, capisci? Quindi non ci credi tanto all'altruismo genuino,
Sembra quasi una sorta di... Ho fatto la camin, però te lo dico... Come si dice in Veneto, a buon rendere, no? Quando uno fa una roba, no? Cos'è, ovvio che ti aspetti il ritorno. Quindi dice col tornaconto. Che bravo, che bello, cos'è, guarda che... Capisco, tutto... per questo che forse ho preferito anche che ho fatto... Bevesse stesse, insomma... Devo spedire anche che 50 mila franchi o 50 euro... Dopo non so stufato perché non continuano ad arrivare, tutti i mesi cose delle varie associazioni dall'India, da destra a sinistra, di mandare queste offerte che ti capivo. E mi ero anche attaccato, e guarda che mi non mandare su i 50 o i 100 mila franchi, i 50 euro, che ti capivo, ho fatto anche a Carriere Rubà. Se ricordi che era ancora cosa, ho solo qualche migliore in vecchie lire, capito? A uno perché se ne fichi di arrivare a trovarne, non ti dico che cos'è, con la cifra, ora da così, piuttosto che pagare un avvocato 5 milioni, tanto vado a vedere che volta là, che con 5 milioni avevo fuori in 24 ore, io preferivo, ti ho detto proprio, non stare a mangiarmi a gaere, che ho capito, e assai così a una persona che forse meritava. Ma va a capire perché tutti che mo di merito, tutti che mo di... come guarda, Vito, il Dante, Vito, perché sentite che fai qualcuno domanda anche a un professore che studia Dante, ti chiedi, ma qual è, perché viene così emblematizzato quella Divina Commedia? Credi che sia facile che ti risponda a questa domanda? Non te la risponde. Lo sai cosa evidenzia Dante? Pregi, difetti e debolezze dell'essere umano. Ti ho detto che tutti siamo dei Satana e tutti siamo Dio. Ma non esiste Satana, esiste solo l'assoluto. E come ti ho ripetuto 90.000 volte, nello spazio temporale, dal microbico al macrobico, non c'è e non ci sarà cosa scoperto essere grande e conosciuto, se non immanente, cosa scoperto essere più grande sconosciuto. Questo ti approva che se ti guardi è anche la verità assoluta, perché perché ti guardi anche la gerarchia nella natura, nell'uomo, nell'universo. Naf, c'è anche un'altra telefonata, la posso passare in onda? Quindi un attimo si chiuderà, tu non chiudere, mi metto no, in comunicazione. Chiudo, però dopo mi piace che anche... allora, come vuoi tu, come vuoi tu, io intanto lo passo in linea, vediamo se si può fare in due, vediamo. Pronto? Sì, buonasera Paolo. Buonasera. Buonasera Santo Stefano. Vediamo se riusciamo a mettere anche Naf qui, vediamo se così siamo tutti. Pronto? Pronto. Ecco, adesso ci siete tutte e due. Un attimo Naf, un secondo solo perché c'è un altro messaggio per te che dice: Naf ha un sacco di cose sempre da raccontare. Poi sentirlo parlare in Veneto è stupendo. Quindi è veramente una radio che scrive, ha scritto 5-6 messaggi per te, Naf. Sì, va bene, ma non so perché parlo in Veneto, perché non mi piace fare lo snob. Capisci? Ne viene qualche parola di italiano, sono capace, se vuoi, impeccabilmente parlare di italiano, però... Mi pare di fare uno snob, di essere, vuoi far vedere Cicisbeo, di esibire. Va bene, sentiamo, Santo Stefano, cosa ci dici? Tu ci senti? Sì, volevo dire a Naf che sono 2 mesi che lavoro di pomodori, anche oggi ho fatto un'altra cotta, e vado avanti a far salse, a far sughi, a far pomodori secchi, è una gioia. È l'ortoterapia che sto vivendo, è una risposta bellissima da parte dell'orto, mi dà dei pomodori, mi dà dei cuori di bue, sono grandi come meloni. Cazzo. È una roba fuori di testa, ma sai perché? Perché io ho fatto tipo pranoterapia, impongo le mani, no? Come i cristiani antichi, faccio tutto nel nome di Gesù, e allora nel nome di Gesù tutti gli spiriti si ordinano, e i setti, i veleni, tutto è santificato. E quindi ho dei prodotti fuori dall'ordinario, insomma. Che volevo dire? Volevo dissentire dall'amico Naf, che dice che Satana non esiste. Qua casca il palco, caro Naf. No, guarda che qua forse sei tu che sei troppo lavato a capo.
c'è una cosa che Satana vuole che si dica che lui non esiste. Ascolta, vuoi quando dirmi che Satana non esiste e sta lavorando per Satana? Boh, avanti. Prego. Noi siamo fatti di bene e male. Il Padre Eterno è fatto di bene e male. Il Padre Eterno è un sado masochista. Ma tu devi fare in modo anche. Ma cosa stai dicendo? Eh? Ma cosa stai dicendo? È assoluto o no? Questa è la domanda che ti faccio a te. Il Padre Eterno, se esiste. È assoluto. Scusa? Assoluto. Assolutamente assoluto è. Bene. È o non è ogni cosa? È presente in, insomma. Ogni cosa. Leopardi diceva: Dio si manifesta libero rispetto al suo stesso fondamento. Lui non può essere un interdetto, cioè fuori dal mondo. Lui è ogni ed in ogni cosa, ma guai a chi lo rappresenti, perché la sua immagine è nella continua ricerca della verità. Forse questa agnosia o questa, come si può dire, rivelazione, te l'ho detta io con queste parole che ti ho detto adesso, anche che Dio è assoluto, capisci che siamo un suo virtuale, capisci che, come diceva anche Leopardi, lui tutto è, ogni ed in ogni cosa, se tu dici... Chi è Leopardi? Scusami, io non lo conosco, avanti. 1798-1837. No, io non c'ero. Lo Sibaldone. Ero occupato, io non c'ero nel 1007. Ah già, no, sì, se ti ragione così, ora non va più bene, no, perché no, non sta né più dire che ti trovi, divinizzare quella creatività che ti vedi quando che il pomodoro ti cresce. Caro Naf, tu che sei molto, molto erudito, hai presente il verbo è, la letterina il, è con l'accento? Il verbo è, voce del verbo essere. Sì, la letterina è con l'accento. Bene, l'unico essere che può essere portatore di questo è il buon Dio. Lui è l'unico che è. Bravo! Se dici è, non puoi dire che anche Satana è. Porca miseria, quando uno dice che esiste Satana, è la peggior bestemmia che io posso sentire. Capisci questo o no? Non fatevi lavare capo delle varie confessioni religiose, gente. Vedi guarda che succede, che sono sempre successe per l'economia e le guerre, ma si fanno le guerre per l'economia, volevo dire, ma sempre col pretesto delle varie confessioni religiose si prende a capo, perché la gente là è manipolabile. Sottanati, briganti, dai, come? Scusa? Briganti, con la tunica. Gesù Cristo ha detto guardatevi gli uomini che portano la tunica che hanno gli anelli d'oro. Ascoltami. Ascoltami. Sette coli. Ascoltami. Sto Gesù Cristo che tu parli. Ricordati che sono stati crocifissi 6.000 schiavi che combattevano con Spartaco 40 anni prima di Cristo. E allora? Sull'Appia Antipa. Tu dici che Cristo Gesù era, Gesù bambino era, bimbi, ma ti pare che se un Padre Eterno esiste, privilegi in particolare qualcuno, quelli che sono morti, quei 6.000 che sono morti in croce, vecchi, donne, bambini, quelli cosa sono? Senti, per uno è caduta l'umanità, per uno c'è stata la promessa di salvezza e per uno può salvare l'umanità, quindi il buon Dio investe in una persona. Come no, che dà il privilegio a una persona, come che io vada a Satana che mi dice che è Satana qua che comanda nello spazio temporale terreno qua, ma se mi fuori la testa, gente, cominciate, come? Che comanda? Ripeto, Dio è assoluto o no? Sto presupposto, però è Dio, questa forma astratta che pensiamo e che temo. È assoluto o no? È assoluto. È bravo, basta non dirmi altro. Conosceranno la voce. Cosa significa? Che non sono tutti stai, che lui non si responsabilizza di Netanyahu. No, di Zelensky, lui non è responsabile di quei mostri. I miei
riconosceranno la voce. Vuol dire che non sono tutti suoi. E lui non ha niente. Ti ha dato libero arbitrio. Tutto. Guarda che questo gli era Manina, pare 230 dopo Cristo, che parlava del bene, che ha cominciato a parlare del bene e del male. Del male, caro Raff. Che ti capito? E che gli era Casera Trusta che parlava, mi pare, del bene e del male, che ti capito? Però questo bene e male è una distinzione che dà l'essere umano. Capisci che non esiste bene o male? Ma ti sto dicendo che lui non ha bisogno del nostro apprezzamento. Lui dice: se mi volete apprezzare, bene, se no accomodate. Ma perché uomo da adorare un mortale come me? Mi è finito, sono fuori di testa. Te l'ho detto che tutti praticamente... Com'è? Ripeti la domanda gentilmente, Naure. Alza la voce però, perché sennò sono sordo. Gentilmente non ho capito la domanda, l'ultima battuta. E te vuoi due volte, Dio è assoluto o no? Te mi parli dell'essere, l'essere è unico assoluto. Che ti ho capito? Come te lo devo dire? E Leopardi, ti non ti conosci, quello non ti conosci. Cosa conosci? Putti che hai invaso sulla cosa, te che hai invaso Putti ora. Quello che non so fare la guerra fa colpare persone. Ma se mi fuori testa, Dio. Ma tu sei mal informato, mi fa strano che ti sputi gamma 5. Ma tu sei mal informato? Già, se colpa è Zabeschi, lei, c'è meno le fiose fa niente, se colpa è l'America. L'America è tutta colpa sua. Vabbè, frate, guarda, lo stesso Benedetto Croce diceva, e questo che non apprezzate voi la libertà e non sapete cosa sia la libertà, lo stesso Benedetto Croce diceva, la democrazia non è nient'altro che uno stato di libertà che permette all'uomo di fare ciò che non dovrebbe fare. Invece dovremmo saper riconoscere che perché la libertà di un essere finisce dove inizia quella di un secondo e viceversa. Mico risposto con nostro altro è coesistenza, perché in coesistenza vuol dire limiti e reciproco rispetto. Mi non va mai umiliare, cercare di umiliare chi che magari sia più stupido o ignorante di me. E se uno ciacqua può sentire solite robe che sento da bambino. No, io ho sempre la persona, io l'ho ascoltata attentamente, lasciando quello spazio che si sfoga. Manca sì, se ti non vuoi riconoscere le parti, non vuoi riconoscere. Che disse alla sua serva? Raccontami una favola. E la serva incominciò e disse: c'era una volta un re che disse alla sua serva: raccontami una favola. E la serva incominciò. Non so mortarsi di cose, non serve. Come? No, ho perso il filo. Avanti, continua la tua. Mi sono sentito rompere. C'era una volta un re, se non mi ricordo più, Dio buono, cosa che. C'era una volta un re che scese. Allora, amici radioascoltatori, eccoci, questi sono Naff e Santo, un dibattito su la natura, diciamo, del bene e del male, no? Il bene e il male nello stesso soggetto, nello stesso concetto, cioè la posizione di Naff, diciamo, la posizione anche poi, diciamo, che non è solo di Naff, no? Perché poi dopo, ovviamente, se ci pensate, bene o male, bene e male, come dire, non sono qualità proprio dell'essere umano, no? Non esistono i buoni o i cattivi, no? Poi dopo, però, ovviamente, c'è anche un'altra posizione che è molto diffusa, che è quella di Santo, quello che dice, no, in effetti Dio è bene assoluto, quindi è bene assoluto, non assoluto, no? Per cui, per certi versi, non c'è punto d'incontro, però è stato bello vedere i punti di forza e di debolezza di queste posizioni. Naff e Santo, io vi ringrazio moltissimo. Prego, andiamo ai saluti, anche, buona serata e a prestissimo. A prestissimo, amici. Sembravano staccati dal mondo, lui così magro, profondo e ridicolo insieme. Lo sguardo di un uomo che crede davvero a qualcosa e che grida un tormento reale, non per un intendimento velato banale, ma proprio.
proprio per l'odio e l'amore che danno colore, calore, colore, calore. Ma la bellezza del confronto, amici radioascoltatori, due posizioni che non potevano coincidere. Perché no? Perché no? Può coincidere tutto, perché ognuno porta il suo costrutto, la sua idea di mondo, per cui se non c'è spazio per due persone, figuratevi per l'umanità intera, no? Eppure, vedete, a volte c'è questa forzatura, questa convinzione di dover per forza rimpiazzare lo spazio del discorso dell'altro. Eppure no, c'è spazio per tutti. Ci sono più discorsi proprio perché partono da premesse diverse, da costrutti diversi. Questa è la mia posizione, questo è il messaggio che volevo dare oggi in radio. Ringrazio gli amici che hanno portato appunto i loro costrutti, la loro storia per argomentare in questo modo, però poi dopo, vi ripeto, non c'è punto d'incontro, semmai ci sono due viaggi, due prospettive, due visioni che non sono necessariamente, come dire, non devono necessariamente trovare un incontro. E questa è la bellezza, forse, che poi quando uno pensa che la verità sia una sorta di posizioni che vanno verso un senso, verso, come dire, la luce, eppure sono posizioni a volte opposte, a volte inconciliabili, e sono pezzi di verità. Questa qualità delle cose che è multivariale, e quindi sostanzialmente non si può ridurre a un unico concetto. Eppure siamo abituati veramente in questo modo. Bisogna sempre descrivere le cose, rinchiuderle in un contenitore. Questa cosa, guardate, che avviene prepotentemente anche nella cura. Nella cura bisogna per forza infilare lì, in una categoria diagnostica, perché se si rimane sul fenomeno non si riesce poi a controllare il processo, e però con quanti, come dire, rischi. Cosa succede? Succede che quell'etichetta che permette di parlare, che permette di lavorare, che permette di fare prognosi, che permette di fare cure, eccetera, eccetera, poi in realtà si riduce a oggettivare la persona. Tu non sei più una persona, ma sei quell'etichetta che hai in comune con tutti quelli che hanno questi aspetti che io col mio costrutto ho fatto diventare una sindrome. E allora, per certi versi, regge la frustrazione di più visioni della vita, forse è veramente un passo verso l'approccio a una consapevolezza che contempli, come dire, un sapere che si registra attraverso l'ego delle cose su di noi. Un eco profondissimo. Questo è un messaggio che voglio lasciarvi, amici radioascoltatori, un messaggio a cui credo moltissimo, e forse è il vero motore che mi porta a abbracciare la poesia, proprio perché la poesia ammette le contraddizioni, proprio perché le figure retoriche possono fare stare insieme il sole e la luna, possono rendere asciutta la pioggia, e possono anche per certi versi rendere il cielo una scatola, un qualcosa che ci schiaccia, un qualcosa che ci dà respiro. Io vi do appuntamento tra due giovedì, sempre dalle 18 alle 20, con i Fiumi di Jane. Vi ricordo che esiste un canale Telegram che è i Fiumi di Jane, e poi i Fiumi di Jane di Paolo Russo, e poi un sito internet che è www.drpaolorusso.it, dove potete trovare il podcast. Amici radioascoltatori, anche a chi è intervenuto, buona, buonissima serata a tutti e grazie. Avete ascoltato i Fiumi di Jane, un programma di Paolo Russo. In diretta ogni due giovedì, dalle 18 alle 20. Potete seguire la programmazione e il podcast al sito www.drpaolorusso.it, oppure registrarvi al canale Telegram I Fiumi di Jane di Paolo Russo. Inoltre è possibile consultare la pagina Facebook I Fiumi di Jane Radio Gamma 5.